Che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo sesto episodio della serie di The Last of Us parte 2. Nello scorso episodio abbiamo incontrato Jesse e siamo ancora alla ricerca di Tommy e adesso vivremo questo fantastico flashback con Tommy appunto. Se nello scorso episodio abbiamo vissuto quel bellissimo flashback con Joel all'interno del museo di storia naturale del Wyoming, adesso siamo con Tommy, perché comunque il rapporto che Ellie ha con Tommy è totalmente nuovo. Nel senso che non abbiamo idea di che tipo di rapporto sia, perché da quello che sappiamo si sono incontrati, cioè per quello che abbiamo visto si sono incontrati un paio di volte. Per quello che abbiamo visto noi comunque il rapporto di Ellie con Tommy si limita a quel breve capitolo del primo episodio, in cui appunto Ellie e Joel vanno in questo insediamento che è presieduto da Tommy e da Maria. Stare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, secondo una pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so? Più che altro finora l'unica informazione che sappiamo di Tommy, vabbè, oltre al discorso dell'insediamento, è che era un ex luce, cioè che faceva parte delle luci. E diciamo che questo è l'unico aspetto che finora si è esplorato di Tommy. Come abbiamo visto anche nei primi episodi con quel certo Eugene. Ma stai migliorando? Sì. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ok, ci proverò. Qui già era il momento in cui il rapporto tra Ellie e Joel stava iniziando a diventare un po' teso. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai... Te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Appunto, rispetto al flashback che abbiamo avuto prima, qui c'ho un po' di tensione, un po' di imbarazzo. Insomma. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh, due runneri in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta. Se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi, giusto per prendere la mano.
Vabbè, tralasciando i fumetti, comunque ci sta che Ellie in qualche modo se la prenda con Joel, anche se solo di poco. La bugia che Joel gli ha detto è una bugia decisamente molto grande. E secondo me Ellie l'avrà scoperta, cioè è più che normale che l'abbia scoperta, anche perché non era difficile da scoprire. Si passi. Cosa? Una volta si passava a nuoto. Ok, quindi. Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Appunto, bisogna capire se qui Ellie ha già scoperto la verità oppure no. Secondo me, secondo la mia modesta opinione, Ellie ha scoperto la verità già da un po'. E diciamo in quel periodo in cui sta cercando di perdonare Joel. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Questa è una cosa interessante, il fatto che appunto sia Joel che dice a Ellie di nascondere la sua immunità. Dobbiamo usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Ecco, appunto, il fatto che lo tengano nascosti mi fa pensare che Ellie abbia scoperto la verità. Perché Joey gli aveva detto che lei non era l'unica immune, che ce n'erano tanti. Gli hanno sparato da parecchio. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Siamo di pattuglia, no? Ok. Facciamoli fuori. Comunque dicevo, è tutto sto Ce casino l'abbiamo per fatta. delle corde di chitarra. Così pare. Sei forte, piccola. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Ok, questo è decisamente fastidioso, non mi ricordo come si chiama, ma è molto fastidioso. Perché lancia queste spore qua. Dov'è? Niente, io qua ho finito tutto. Lo prendo a bottigliate?
E questo qua è lo stadio, quello che penso che al momento sia lo stadio più evoluto dell'infezione che conosciamo. Ce la fai a passare da qui? Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Grazie. Ehi, Joel. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orda e ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato, ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, o Ellie. magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza.
Jesse è crollato. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Ok, quindi a quanto pare Ellie non conosceva ancora la verità, però vedete che i dubbi iniziano a sorgere e la verità prima o poi arriverà, insomma, emergerà. E qui Ellie è talmente ossessionata dalla vendetta che non ha aspettato nemmeno che si svegliasse Jesse, magari per avere un attimo una mano, visto che prima non è che sia finita molto bene. Vediamo cosa ci aspetta in questo ospedale. Ecco l'ospedale. Merda. Sembrava più vicino. Beh, siamo proprio molto vicini. Direi a metà strada. Che bruttissimo. Stalker. Stalker? Questi anche sono nuovi. E non so cosa fanno. Stalker, quindi penso tipo ti seguono, non lo so. Pure. Ah ok, i stalker sono questi qua nuovi, quindi anche quello che abbiamo incontrato nell'episodio scorso che ci ha dato l'arco era uno stalker. Ma guarda questo. Porca puttana, questo non l'avevo visto. Perché poi scappano questi, capito? Devo dire che hanno fatto un buon lavoro con questi nuovi infetti, perché tra... Oh porco, questo non l'avevo visto. Dicevo, tra gli stalker che sono molto fastidiosi, quegli altri che sparano le spore anche sono molto molto fastidiosi. E devo dire che l'IA dei nemici in generale, sia degli infetti che degli umani, è veramente fastidiosa. Mi è capitato molto più spesso di ritrovarmi qualcuno alle spalle. Che brutta cosa. Veloce, 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 veloce. Guarda quanti sono! Lasciami andare! Thank you.
Aia. Che spalle, eravamo così vicino all'ospedale. Ok, vabbè, non è stato difficile, pensavo di dover fare chissà quale odissea nelle fogne. Ok. Io sono qui e l'ospedale è là. Tagliamo dal parco. Ok, tagliamo dal parco. Chi è che fischietta? Gente impiccata. Può voler dire ieri, eh? Porca puttana, che paura! Ecco appunto. Questi con le frecce mi sa che sono le iene. Ok, via. Questi li abbiamo fatti, ma ce ne stanno altri ovviamente. Quindi queste sono le iene. Sembrano un'organizzazione molto più primitiva, nel senso che vedete, utilizzano gli archi, comunicano con i fischi. Quindi magari è gente che comunque è un po' più esperta forse di sopravvivenza, allo stato un po' più primitivo. Che abbiamo trovato? Un'altra fondina per l'arma primaria. Oh, questa almeno non dobbiamo sta a cambiare ogni volta. Ti prego, non farlo. Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Loro si annida il peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No. Ok, queste iene mi sembrano un po' invasate, eh. Ora è libero. Ora è libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Quindi abbiamo appurato che Isaac è in qualche modo il capo di queste iene. Non mi vedere. Bravo. No, non mi vedere, t'ho detto. Niente, lei ci protegge. Ah sì, lo penso proprio anch'io. Però guarda dall'altra parte. Joshua è svenuto, stai zitta tu. No, non mi hai visto, non mi hai visto. Questi sì, comunque, ragazzi, sono proprio una sorta di setta, hanno un qualche culto strano, perché questa che mi dice che la corrente ti abbatta. Oh, ma chi sei? Ma che rumori senti? L'arco, raga, è veramente comodo con queste situazioni, eh. Questo tipo di azioni mi piacciono un sacco. Ok, ora qui volendo possiamo nasconderci. Non l'ho preso, non ci sto crede. Zitto tu. Ai. Ok, magari adesso scappiamo. Gentilissima, fuggi forte. Non è vero, ti stai sbagliando. A sto punto. Arriva. I'm waiting for you. Qualcun altro? Qui sopra c'è qualcuno? No. Ok, fatto. Bene. Abbiamo incontrato quindi per la prima volta le iene. Ok, era per dire questo, io non lo affronterei con un corpo a corpo. Vabbè, così ci sta. Easy, giù. Ah, non muore? Ah, non muore? Però, ah, che malissimo.
conviene esserci ora. Ah, dai, finalmente siamo arrivati a sto benedetto ospedale. Solo che secondo me una Nora del VLF, in mezzo a tutte ste iene, non ha fatto una bella fine. L'hai trovata? Merda. Ok, come non detto. Sempre sto Isaac, che non, in realtà Isaac non c'era tra le foto che abbiamo trovato. Però sembrerebbe essere il, perlomeno, non so se il capo o comunque qualcuno che conta all'interno di, del VLF. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. Ancora. Imbecille. Beh, io però gli ruberei la PSP. Si stanno avvicinando. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, dai, perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. Qui c'è qualcuno, aspetta. Facciamogli fare una brutta fine. Ok, ripone per lui. Non è vero, guarda, ti stai sbagliando. No, cazzo, ho visto. Vabbè, però Ellie, una mossina magari. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Inizio a perdere la pazienza. Nora. Nora. Io non voglio pagare per lei. Quindi a quanto pare Abby, tra Abby e il VLF ci sono un po' di casini, eh? Perché ha detto che stava in cella. Abby, per chi non se lo ricordasse, è quella che ha ucciso Joel. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'intrusa! Cioè, che non ho capito niente. Che è successo? Perché? Bisogna capire perché ce l'hanno tanto con Joel. Dimmi che è successo. Ah, resta vicino a Nora per non perderla. Bisogna capire perché ce l'hanno tanto con Joel. Che è successo? Se effettivamente questo VLF è una sorta di evoluzione delle luci e quindi il problema è
è proprio il fatto che Joel abbia fatto tutto quel casino con Ellie, ma non penso, perché altrimenti saprebbero forse chi è Ellie. Dove è andato? Però a quanto pare Abby ha fatto qualche casino qua. No, cazzo, dove è andato? No, no, no. Eccoti. Corri Ellina, dai. Forza! Mamma mia, fuggi. Giù le armi. Come giù le armi? No, no, aspetta. No. Indietro! Abbassa la pistola. E possiamo ancora sistemare tutto. Attenta, cazzo! Abbassala, sulle mani. Indietro. Non hai via di scampo. Ah, aspetta, aspetta, ci stanno... Sì. Toc. Vai, clicker, vai, clicker. Io devo andare lì dove era Nora, comunque, non mi interessa. Rosso qua, puttana. Non mi interessa il resto, dicevo. Velocemente anche. Ok. La bottiglia più letale della vita. E qui mi sa che Nara fa una brutta fine, perché con tutte queste spoiler non è Ellie, quindi... Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica.
Sono io. Ellie. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Le braccia. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti. Siamo la tua salvezza.